radunando in massa le loro flotte stracariche di micidiali strumenti di guerra. 69 teste coronate hanno proclamato guerra alla città, dove, al riparo di possenti mura, Elena, regina di Menelao, giace al fianco di un lascivo paride. Questa è la ragione della contesa. Sono approdati sulle Dardane spiagge e là i freschi ed ancora illesi greci hanno montato i loro sontuosi accampamenti. Di Priamo, la città dalle sei forze, protette tutte da sbarre e chiavistelli, serra tra le sue mura i cittadini. E l'attesa di sette lunghi anni, stimolando da entrambe le parti gli spiriti irrequieti e impazienti, mette tutti a rischio. E qui interveniamo noi, spiriti armati, non già con l'esagerata presunzione di voler completare la penna dell'autore o la recitazione dell'attore, ma per portare, cortesi spettatori, nel cuore del soggetto, per quanto sia possibile rappresentarlo nel risultato quinto di una recita. Amate o odiate, a vostro piacere, ne venga bene o male, queste sono le sorti della guerra. Combattere là fuori, con il mio cuore già in battaglia, ma combattono quelli che lo possiedono un cuore, il mio non mi appartiene più. Ma quando finirà questa follia? I greci sono forti, e abili a usare la loro forza. Io invece sono debole, più debole di un fanciulletto. Oh, ma ora basta parlare di queste cose, ne abbiamo fatto fin di troppo. Chi vuol cavare dal grano una focaccia deve aspettare la macinatura. Aspettare? Che cosa ho fatto fin oggi? Oh, hai aspettato la macinatura, sì, sì, ma poi c'è l'impastatura, la cottura, la lievitatura e infine, mio caro Troilo, se non aspetti prima di mangiare ti scotterai le labbra. La stessa pazienza non sopporterebbe oltre. Io siedo alla mensa di Priamo e quando Cressida entra nei miei pensieri... Oh, avresti potuto doverla ieri sera, era ancora più bella di qualunque altra donna al mondo. Il mio cuore, ti stavo per dire, mi sembra quasi che si spacchi in due. E io cerco di mascherare quel sospiro in un sorriso, così che Ettore e mio padre non lo noti. Guarda, ti assicuro che se non fosse per i capelli, fra lei ed Elena non ci sarebbero da far paragoni, è così bella lei. Oh, ma no! Ti dico che sono pazzo per Cressida e tu mi rispondi è bella. E dici il vero, ma così facendo non fai altro che pugnalarmi con la stessa lama che mi ha trafitto il cuore. Io non ti rispondo che la verità. Mi sono prodigata, fatta in quattro, avanti e indietro, a far la spola, sempre fra voi due. Ed è questo il premio per tanta fatica, insultato da lei, da te? Oh, via Pandora, sei in collera con me. In collera? In collera? Ah, ma fate quel che volete, eh. Basta che poi la colpa non la diate a me. E se tu credi che ella non sia bella, beh, a me non mi frega, un accidenti. Ho forse detto che essa non è bella. Ma che te lo dico, no, a me non mi interessa. È sciocca non voler seguire suo padre e se ne vada coi greci, che è meglio. Allora... No, guarda, ho deciso, io lascio tutto come l'ho trovato, eh. E sia quel che sia, una volta per sempre. Ma no. No. Ma Pandora. No. Ma Pandora. No. Tacete, fastidiosi suoni. Gente sciocca dall'una all'altra parte. Non si sente di guerreggiare per quella causa. Il suo cuore batte per un'altra fanciulla e ormai anche Pandora. L'unica che può farla arrivare a lei? Sembra così riluttante ad aiutarlo. Quasi quanto riluttante Cressida ad accettare il suo amore. Perché no? Una risposta degna di una donna la mia. Ma peggio azzecca? Perché
da donna per starne lontano. Piuttosto, che novità oggi dal campo? Ferito Paride per mano di Menelao. Che sanguini pure, Paride. Menelao l'avrà ferito col suo corno. Senti che bel divertimento là fuori. Sì, per me ce ne sarebbe uno migliore dentro. Ma quanto a quello che senti là fuori, sarà che sei diretto e ti accompagno. Andiamo! Oh, ma chi erano quelle due che sono passate? Ecco quella regina, Elena l'altra. Andavano a vedere dall'alto della torre come combattono. Ettore oggi era furioso. E perché? Si dice che ci sia tra i greci uno di nome Aiace, parente di Ettore. Dicono che non abbia niente in comune con gli altri e che sta tutto il tempo da solo. E con questo? Questo Aiace, padrona, ha forza e coraggio pari a quelli della bestia più selvaggia. E come quella non ha proprio un briciolo di cervello. E perché un uomo tanto ridicolo dovrebbe suscitare in Ettore tanta furia? Dicono che ieri hanno combattuto e Aiace l'ha sconfitto. E da allora Ettore è incapace di mangiare e di dormire per la troppa vergogna. Ettore è un valoroso. Che c'è? Che c'è? Buongiorno, zia Pandora. Oh, buongiorno, nipotina cara. E buongiorno anche voi, Alessandra. Allora dimmi, ti sei già recata io oggi? Sì, sì, certamente. E dimmi, Aiglio, quando ci sei giunta? Ettore si era già armato e partito, mentre Elena era ancora che dormiva, non è vero? Ma infatti Elena non si era ancora alzata ed Ettore era andato via. Stavamo appunto parlando di lui e del suo malumore. Era di cattivo umore? Così dice costei. È vero, sì. Oggi piccherà sodo. Posso darlo per certo. E poi c'è Troilo con lui e si devono difendere da Troilo. Posso metterci la mano sul fuoco? Oh beh, dei due come uomo, Troilo è il migliore. Ma già, non c'è proprio paragone. Che fra Ettore e Troilo? Oh ragazza mia, non riconosci un uomo a colpo d'occhio? Troilo è Troilo, dico io. E allora dici quel che dico io? Perché io sono certa che lui non è Ettore. Né Ettore è Troilo, ce ne corre. No, Ettore è solo più anziano, cosa vuoi? Troilo è ancora giovane. Ma quando anche Troilo avrà raggiunto l'età di Ettore, parlerai diversamente. E intanto c'è da dire che Ettore non ha la bellezza di Troilo. Non gli si addirebbe come gli si addice la sua. No, nipote, sei senza occhi. L'altro giorno Elena stessa ha detto che Troilo ha l'incarnato più bello di quello di Paride. Era un buon per lui! Oh, nipotina mia, sei senza speranza. Però, ti prego, ripensa a ciò di cui abbiamo parlato i giorni scorsi. Troilo è pazzo d'amore per te e piange come un nato nel mese di aprile. Dio, maturerò tra le sue lacrime come un'ortica nel mese di maggio. Ma ragazza mia, non se ne trovano più in giro di uomini come Troilo. Lui sì che è un uomo. Se fosse ancora giovane io non avrei il minimo dubbio su chi scegliere. Ma c'è Achille, che è meglio di Troilo. Achille, Achille, un carrettiere, un autentico cammello. Non sono forse la bellezza, la gioventù, l'elopio, le virtù, le doti che condiscono un uomo? Come no, farcito ed affettato proprio come un tacchino al piede. Oh, ma senza datteri, perché lui il suo dattero ce l'ha fuori. Ma che donna sei? Ma delle migliori! Ma come ti permetti? Pandora! Troilo ti sta aspettando a casa sua. Oh, grazie, riferisca che arrivo subito. Ebbene, nipotina mia, devo dirti addio, addio anche a voi. Ti porterò un regalo da Troilo. Il segno della tua ruffianeria? Parole, giuramenti, doni, lacrime e sfiscerate promesse d'amore. Ma io in Troilo riesco a vedere quello che è veramente. Mille volte meglio di quello che dice Pandora. Eppure continui a rifiutarlo. E donne, sono angeli fino a tanto che un uomo le corteggia. Ma una volta conquistate, le cose sono finite. Gli uomini si stancano subito di quello che hanno. E proprio per questo, nonostante nel mio cuore io nascondo un grandissimo amore, i miei occhi mai lo daranno a vedere. Thank you.
ancora in piedi dopo 7 anni di assedio. Non è una novità per noi. Non vergognatevi dei nostri fallimenti. Eh sì, non sono che una prova che il grande Giove ci impone per sfidare la nostra resistenza. E la vera prova degli uomini forti sta nell'avere la fortuna contro, li risveglia e li fa combattere con più vigore. Troia sarebbe sconfitta se non fosse che esistono fra noi lotte intestine che dividono l'accampamento in tante fazioni fra loro nemiche e distruggono l'ordine gerarchico. Se manca questo, tutto precipita nel caos. Ulisse, Troia non riposa sulla sua forza, sulla ma sulla nostra debolezza. Ulisse, qui è diagnosticato la febbre di cui è malato tutto il nostro esercito. Bene allora, Ulisse, qual è il rimedio che tu suggerisci? Il vero problema è Achille, che se ne sta nascosto tutto il giorno nella sua tenda, gonfio di superbia, prendendosi gioco dei nostri piani. E anche Patroclo con lui si burla di noi e ci fa il verso cercando di imitarci. Prima a te, grande Agamennone, poi a Nestore e a Menelao. E molti ne prendono esempio, visto che Achille è venerato come un dio. Ora anche Iace se ne sta chiuso nella sua tenda, da banchetti, e ride delle nostre decisioni. Dicono male della nostra politica, ci chiamano vigliacchi, non sanno apprezzare altro operato che la violenza. Ai loro occhi tutte le strategie militari non sono altro che robe inutili, spazzatura. Che cos'è questa tromba? Menelao, vedi tu da dove vieni. È qualcuno da Troia! Qualcuno da Troia? E ti spinge davanti alla mia tenda? È questa la tenda del grande Agamennone? Questa, sì. Troiano, ti chiami Enea o no? Sì, greco, appunto, è il mio nome. Qual è dunque la tua ambasceria? Questa è solo per le orecchie di Agamennone. Allora parla, Troiano! Agamennone, stai grandi e ti ascolti. Ebbene, possente Agamennone, abbiamo a Troia un principe reale. Ettore è il nome, figlio di Priamo, che si sente arrugginire sempre più a causa della tregua. È lui che mi ha ordinato di recargli questo messaggio. Re, principi di Grecia, cavalieri e chiunque di voi conosca il suo valore e non conosca paura, Ettore vi sfida. Domani, tra il vostro campo e le possenti mura di Troia, si batterà per provare che la sua è la più graziosa, la più fedele e la più saggia di qualunque altra donna greca. Se qualcuno si farà avanti, Ettore sarà pronto a combatterlo. Altrimenti, si sentirà del tutto in diritto ad affermare che le donne greche non valgono nulla. Questo volevo dire. E niente più. E questo intenderà, nobile Enea, ogni amante tra noi. E se nessuno vorrà farlo, sono qua io. E c'è anche Nestore. Adesso sono vecchio, ma dia Ettore da parte mia che sono pronto a battermi con lui, gridandomi di quanto la sua donna fosse meno bella e casta della donna mia. Illustrissimo e generoso Enea, vieni con me ad informare tutti i capi greci. Poi sarai ospite alla mia mensa per ricevere il giusto benvenuto che si deve ad un nobile nemico. Ascoltate, mi è appena sorta in mente un'idea. Questa sfida che il valoroso Ettore ci lancia, seppur fatta in generale, nell'intenzione sua, mira ad Achille. E il fatto che sia proclamato in pubblico farà capire ad Achille che la mira ad Ettore punta proprio su di lui. E lo sfida a rispondergli, non credete? Certo, ed è proprio questo che ci vuole. Achille farà le scarpe ad Ettore e Troia vedrà di cosa sono capaci i greci. Proprio per questo, non ci conviene opporre Achille ad Ettore. Se Achille vincesse, diventerebbe ancora più vanaglorioso e questo non ci gioverebbe di certo. D'altro canto, se perdesse, la fama del nostro potere si sgretolerebbe. No, faremo in modo che il nostro campione sia Iace, così feriremo a morte l'orgoglio di Achille. Se Iace vincerà, lo applaudiremo. Se invece perderà, sapremo di avere uomini migliori di lui. Molto bene, Ulisse, andiamo a parlare da Agamennone. Oh, che fite! Agamennone!
Perché lo batti? E tu, Persita, che succede, amico? Lo vedi quello? Sì, lo vedo, ebbene. Guarda, lo vedi. Lo guardo, bene, e allora? Eppure, tu bene non lo guardi, perché per chiunque tu lo possa prendere, quello è pur sempre aiato. Ma lo conosco, scemo. Già, ma questo scemo non ha abbastanza cervello da tappare la cruna al lago d'Elena, per la quale è venuto qui a combattere. Ma sta zitto, sciocco. Io starei zitto e tranquillo, ma è lui che non vuole starci, quell'idiota! Maledetto Tagliaccio! Ma è via, Aiace! Vuoi misurare il tuo cervello con quello d'un balordo? Ma non sia mai! Il mio farebbe solo svergognare il suo! Pure tu, Achille, c'hai l'intelligenza nei muscoli, se no qui intorno sono tutti bugiardi! Bella preda per Ettore far schizzar fuori il cervello ad uno di voi due. Gli varrebbe di più spaccare una noce ammuffita senza il gheriglio dentro. Vai, Tersita, e che? Ce l'hai pure con me adesso? Ma se ci sono Ulisse e il vecchio Nestore che vi usano come vuoi per arare campi, io ti taglio lì! Non fa niente, parlerei almeno sempre come te. Basta, Tersita, stai zitto! Oh, sta a vedere che devo fare silenzio per ordine del cucciolo di Achille. Ma questa è la rivolta a te, Patroclo. Me ne vado, dove c'è gente di spirito vivace. Meglio lasciar perdere gente incredita come voi! Ma finalmente! Aiace, il proclama. Ettore, domattina, il luogo tra le nostre tende è Troia. Chiamerà all'armi uno dei nostri che abbia fegato e dosi sostenere contro di lui. Non so che cosa, una sciocchezza. Addio. Addio. Ma chi risponderà alla sfida? Non si sa ancora. Si tirerà a sorte. Oh, beh, si capisce. Sarei più di certo. Dopo che tante ore, tante parole, tante vite sono state sacrificate per quest'inutile guerra, ecco cosa viene a dirci il vecchio Nestore. Riconsegnateci, Elena, ed ogni danno finora subito dai greci verrà completamente dimenticato. Per quanto mi riguarda, non temo affatto i greci, ma la troppa sicurezza di sé è il cancro della pace. Che Elena sia restituita, abbiamo perso troppi uomini. Stavano a cuore, tanto quanto lei. Vergogna, fratello! Tu osi criticare le decisioni di un re grande e temuto come nostro padre con minuzie, quali sono i timori e le ragioni. Vergogna! Non mi stupisce di sentirti attaccare così energicamente le ragioni dal momento che tu non ne hai. E le tue ragioni invece, fratello prete, che appena vedi un greco avanzare verso di te brandendo una spada, subito ti ritrae più veloce di un fulmine. No, se questo è parlare di ragioni, non discutiamo oltre, andiamocene a letto. Quella donna, fratello, non vale quanto costa noi tenerla. Ma che altro è il valore di una cosa se non proprio quello che le si dà? Già, ma non si può valutare qualcosa tenendo conto del giudizio di un singolo. Ed è sciocco ammirare qualcosa che non merita questa ammirazione. Si giudicò opportuno che Paride si vendicasse in qualche modo dei greci. E tutti voi eravate d'accordo. Paride allora prese la loro regina. E tutti a gran voce l'avete acclamato e applaudito. E ora dovremmo restituirla con tanta facilità perché abbiamo paura a tenerla con noi. Oh, lacrimate, troiani! Lacrimate! Chi è che grida? Oh, piangete, genti di Troia! Piangete tutte le vostre lacrime! È quella pazza di Cassandra. Oh, sì, sono io! Ascoltate la mia voce! Ascoltate la profezia! Tutti voi, vecchi e giovani, unirete le vostre e le mie grida. Troia non esisterà più.
di una giusta sconfitta per una causa ingiusta ti riempie il cuore d'orrore? No, Ettore, non possiamo avvilire il nostro spirito solo perché Cassandra è pazza. Io sono legato a quest'impresa non più degli altri figli di Priamo. E voglio a Giove, che da nessuno di noi siano compiute azioni da indebolire la nostra voglia di combattere. Se tutto questo dovesse accadere, tutti direbbero che la causa è sciocca e futile, che voi stessi lo siete. Voi, che tramite i vostri consigli, mi avete dato la forza di mandare via Elmo, Damen e Laura. Eppure, vi giuro, fossi anche da solo ad affrontare tutte le difficoltà che sorgono, mai smentirei quello che ho fatto. Oh, ma senti, parli come uno istupidito dai dolci piaceri. A te è toccato il miele, agli altri il fiele. A farle re così non c'è alcun merito. Ma padre, non parlo soltanto perché la vorrei ancora con me, o per la sua bellezza, che non è uguale al mondo. Se la restituissimo ai greci, la vergogna s'abbatterebbe su tutti noi. Il giudizio del popolo ci vorrebbe vigliacchi e deboli, vigliacchi e deboli. Le vostre ragioni conducono di più uno sfogo delle passioni che a dividere ciò che è giusto da ciò che è ingiusto. Tuttavia, sono disposto a condividere la vostra decisione e a trattenere ancora Elena, solo perché da essa dipende la dignità di ciascun troiano. Ella è ormai per noi motivo di onore e fama, uno sprone per farci affrontare imprese che ci faranno consacrare come eroi! Sì! Bene! Sono con voi. Ho sentito che il grande guerriero greco non combatte più. E ho lanciato una sfida per risvegliarlo. Achille! Aias! Due imbecilli! Se Troia da crollare per mano di questi due, le sue mura rimarranno in piedi finché non crolleranno da sole. Discenda la peste su tutto il campo greco! Anzi meglio, la sifilide, per quelli che fanno la guerra per una gondella! Tersite, sei venuto. È da un bel po' di tempo che non ti si vede. Vieni qua, vieni. Che cos'è Agamennone? Il tuo supremo comandante, Achille. E Patroclo, dimmi tu, Achille, che cos'è? Il tuo padrone. E dimmi te, invece, chi sei tu, Tersite? Il tuo conoscitore. E anzi, ti dico chi sono tutti. In ordine, Agamennone è scemo a voler comandare Achille. Achille è scemo a farsi comandare da Agamennone. Scemo è pure Tersite a servire Agamennone. Uno scemo. E Patroclo è scemo per se stesso. Ma fare tutto! Non voglio parlare con nessuno. Che gran buffonata tutta questa storia. E la causa sono sempre una puttana e un corrotto. Dov'è Achille? È di là, nella sua tenda, al generale. Però è indisposto. Si è informato che noi siamo qui. Ok, vado senz'altro a dirglielo. L'abbiamo visto poc'anzi che era qua. Non può essere malato. Animale del leone, troppo orgoglio! Agamennone, scusa, una parola. Che cosa spinge Aiace ad abbaiare tanto contro Achille? Gli ha rubato il buffone. Chi? Tersite? Sì, proprio lui. Meglio così, la rottura tra i due ci piace più della loro amicizia. Achille mi fa dire per mio tramite che spera che a passare qui il grande Agamennone sia stato unicamente lo svago, oppure una passeggiatina per favorire la digestione. Queste sue risposte le conosciamo ormai fin troppo bene e siamo stanchi del suo schermo. Va di nuovo da lui, digli che gli dobbiamo parlare. E se aggiungi che per noi è più orgoglioso che onesto, non farai peccato. Per noi è meglio un nano che si muove che un gigante che dorme. Vado, e riporto subito la risposta. Vado anch'io, generale. Di quel Patroclo non ci si può fidare. Dopotutto, chi è lui più degli altri? Non più di quello che si crede d'essere. Che volessi dire? Che si crede d'essere più di me? Senza dubbio. E tu sei d'accordo con lui? No, nobile Aiace. Tu sei forte e valoroso quanto lui, ma di gran lunga più animale. Perché un uomo dovrebbe essere superbo? Io la superbia non so proprio cosa sia.
campo. Per quale ragione? Non ha una ragione. E perché non si degna di dircelo in faccia? Oh, non ho nulla per lui. Per il solo fatto che gli viene chiesto diventa una ragione di Stato. Va da Iaccio. Va tu, ti prego. Prova a farlo ragionare. Oh, no, Agamennone. Agliaccio ha fatto questi tanti passi dinanzi ad Achille. Agliaccio è molto meglio di Achille. Lo sta lisciando per il suo verso giusto. È lui che se la beve. Se fai il superbiorno con me, ligero io la borio in petto. Ma no, non sporcarti le mani con un idiota come lui. Un borioso, un cocciuto, un buono a nulla. Come ben si descrive lui stesso. Glielo curo io l'umor lunatico. Vuol fare il medico al posto del malato. La pensassero tutti come me, l'intelletto sarebbe fuori moda. Dobbiamo darla vinta alla superbia? Generale, parliamo troppo di questo Achille. Ti devi preparare a combattere senza di lui. Lo nominiamo troppo questo nome. Ecco, questo è un uomo. Agliaccio non è superbioso quanto Achille, eppure è valoroso quanto lui. Padre Nestore, perdonami, per quanto tu sia saggio e sapiente, se tu fossi giovane ancora come Agliaccio, gli saresti appena da fare. Posso chiamarti, papà? Basta parlare. Domani si combatterà, e questo è il nostro campione. Bene, a consiglio. Even educated fleas let's fall in love. In Spain the best upper sets do it. Lithuanians let's do it. Principe, la buona sorte a voi e altrettanta buona sorte a voi, graziosa regina. Altrettanto graziosi pensieri siano al vostro guanciale. Oh, principe, la musica che sode è ben spartita. L'hai spartita tu, amica mia. E adesso, per il mio amore, dovresti rimetterla di nuovo insieme, ma stavolta con un pezzo di tua esecuzione. Nelly, costei è piena per me. No, no, regina, regina, sono stonata, stonata, stonatissima. Ben detto, adesso devi dirle musica. Su via, regina, mi scusi, ma dovrei dire due parole col principe, un momento solo. No, non andartene così, vogliamo sentirti cantare, avanti. No, ma voi mi prendete in giro, graziosa regina. Dolce Pandora, cantaci una canzone, altrimenti ci farai triste. Oh, ma quanto è dolce la nostra regina! E rattristare una dolce signora è davvero una mala sorpresia. Oh, ma io non mi faccio mettere in mezzo a questi giri di parole, graziosa regina, un momento solo! Principe, ecco vostro fratello Troilo, mi chiede se questa sera, quando purtroppo non sarà presente alla mensa di Priamo, potreste, ecco, porgere le sue scuse per lui. Pandora! Sì, dolce regina, cosa vuole la nostra dolce regina? Pandora, dove cena Troilo stasera? Perché non viene? Insomma, Pandora, che mani sono questi? Ma quanto è dolce la nostra regina! Or mio principe, non posso dirvelo bene, mia nipote avrebbe troppo a male. Ah, e con quell'incantatrice di Cresti, da dunque. No, 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 assolutamente no. Io osservo. Ma lei osservi quello che vuole, ma dolce regina, quanto è dolce la nostra regina! Lei voleva che cantassi per lei? Sì, sì, ora sei gentile. Voglio da te una canzone d'amore, questo amore che ci struggerà tutti. Ebbene, allora una canzone d'amore avrete? Antenore e la miglior gioventù troiana, naturalmente. Mi
sarei volentieri armato anch'io, ma la mia permesso. Piuttosto, com'è che oggi Troy non l'ho visto sul campo? Troy lo deve avere un qualche cruccio, e tu quando avrà, sai qual è. Io non so niente, graziosa regina. Piuttosto, principe, vi ricorderete delle scuse per vostro padre? Sì, sì, sì. Bene, addio, grazie, scusate. Buona sorte a voi ancora, eh? Oh, guarda, tornano dal campo di battaglia. Dimmi, cara, devo chiederti un piccolo favore, slacciare l'armatura d'Ettore. Così le tue fragili dita faranno quello che forti braccia greche non sono riuscite a fare, disarmare Ettore. Sarò orgogliosa, amore mio, di rendergli servizio. Dolcezza, t'amo più di quanto mi immagini. Allora, l'hai visto la mia nipotina? Oh, ma che, Pandora, sono ore che passeggio davanti alla sua porta. Ti prego, Pandora, aiutami tu. Strappiamo le ali a Cupido e vogliamo con quelle da Cressida. Che va bene, romanticone, ma la chiamartela, tu non muoverti. Pandora! Oh, il capo che mi gira in questa attesa. Così dolce il piacere sognato. I miei sensi ne sono come stregati. E che succederà? Che succederà quando finalmente l'avrò? Morirò. Ho una gioia, sottile ma potente, una dolcezza troppo raffinata mi farà mancare i sensi. E questa è la mia paura, di perdere la ragione in tanta felicità. Ho voluto dartelo a vedere, oh, ma ne ho
ma tu da qua non te ne vai fino a domattina, eh? Tutti i giovani che verranno dopo di noi, quando vorranno dire di essere fedeli, diranno che lo sono come Troia. Quando cercheranno delle rime, delle similitudini, nei loro versi, pieni di giuramenti, diranno fedele come Troia, per consacrare in eterno il loro amore. Se io dovessi tradire la mia fede, discostarmi pure d'un capello dalla mia lealtà verso di te, tutte le fanciulle che nella storia saranno state infedeli in amore verranno condannate, sentendosi dire sempre falsa come Cressida. Ebbene, allora così sia. Io stesso vi farò da testimone. Allora, datemi le mani. Allora, se sarete sleali l'uno con l'altro, si chiamino tutti i ruffiani di questo mondo col mio nome, si chiamino Pandora. E invece, se Troilo tu sarai incostante, si chiamino col tuo nome tutti gli uomini incostanti. E se Cressida sarai infedele, tutte le donne infedeli. Ripetete con me. Amen! 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 Via, letto ora! Ecco! Principi, ora ho l'occasione di avervi tutti dinanzi. Vorrei chiedervi un compenso per il servizio reso. Non dimenticate quello che ho fatto per voi. Ho tradito Troia, la mia patria! Lasciato là tutti i miei averi. Concedetemi ora un piccolo favore. Che vuoi da noi troiano? Chiedi pure. Ieri avete incontrato Antenore, un troiano, che i vostri nemici hanno molto caro. E spesso mi avete mostrato il desiderio di avere qui con voi mia figlia Cressida. Ma non c'è mai stata la possibilità per uno scambio equo. Ebbene, questo Antenore potrebbe essere lui la chiave per far sì che mia figlia mi raggiunga. Vi prego di restituirlo e in cambio chiedere che venga portata qui Cressida. Bene. Diomede riconduca Antenore e riporti qui Cressida. Calcante avrà quello che chiede. Quindi preparati, Diomede. Sarai tu ad effettuare il viaggio. Se ci porterai notizia di Ettore, sei ancora disposto a sfidarci. L'incarico mi colma di fierezza. Farò tutto al meglio. Oh, ecco Achille, facciamo come abbiamo detto. Bene, io vado in atto. Che ora anche il comandante in capo si scomoda a venire qui a parlarmi? Ve l'ho detto, contro Troia io non combatto più. Che dice Achille? Vuol darmi qualcosa? Cosa c'è Achille? Vuoi per caso qualcosa da Agamennone? No. Da te non vuol nulla. Tanto meglio. Ah, ma buongiorno, Menelao. Prego. Possibile, non riconoscono più Achille? Ma sì, non è possibile. Prima si inchinavano ai tuoi piedi e ti lustravano le scarpe, adesso niente. Ignorato così, io, il gran figlio di Teti. Oh, Michael, Ulisse e Calcante, buongiorno. Oh, gran figlio di Teti! Calcante mi stava dicendo un fatto strano. Che per quanto uomo sia pieno di virtù, non deve mai vantarsene o approfittarsene. Non ci vedo stranezza alcuna, Ulisse. Non è che io trovi strano l'argomento, ma la conclusione. Dice che l'uomo non è padrone di nessuna dote, né può conoscere le sue da solo, se non per il riflesso che hanno nelle cose attorno a lui. È incredibile come questo ragionamento sia adatto ad Aiace. Domani quell'idiota affronterà Ettore per puro caso e tutti i principi lo lodano come se l'avesse già ammazzato. Ma infatti, sono passati dinanzi a me senza degnarmi di uno sguardo, come se avessero già dimenticato ciò che ho fatto. Il tempo, mio signore, è come un ospite alla moda. Saluta distrattamente chi va e fa mille feste a chi arriva. Tutti i grandi uomini devono accettare le conseguenze del passare del tempo. L'occhio ha portato a lodare ciò che vede. I loro applausi una volta erano per te, ma ora che te ne stai tutto il tempo nella tua tenda a far nulla, hanno altre gesta da lodare. Sì, ma il mio ritiro ha solide ragioni. Ma ragioni più forti ti impongono di tornare in campo. Tutti sanno che sei innamorata di una delle figlie di Re Priamo. Ah, tutti sanno. Perché? Ti stupisci? Preferiremmo tutti che mettessi a terra
la schiena ad Ettore e non a Polissena, ma fa come preferisci. Si dica allora che la sorella di Ettore ha vinto Achille e che il nostro grande Aiace ha vinto Ettore. Addio, mio caro. Ti ho dato spesso anch'io questo consiglio. Con Ettore allora si batterà Aiace? Sì, e ne potrà venire assai gloria. Vedo la mia reputazione in gioco, la mia fama astutamente punta. Ho una voglia da femmina, una fame che m'attanaglia ai nervi dello stomaco di vedere il grande Ettore, di parlargli, di guardarlo faccia a faccia, fino a saziarmi la vista. Cressida, torna in casa, fa freddo stamattina. Sei già stufo di me? Ma certo, me no, non mi stuperai mai. Capo breve, fu per noi la notte. Oh, hai ragione, che sia maledetta. Ma ora torna in casa. Te ne prego, rimani ancora un poco. Voi uomini non rimanete mai. Stupida, stupida Cressida, dovevo aspettare ancora. Con belli. Grazie. Che vada al diavolo. Oh, ma buongiorno! Ma dov'è la nipotina mia cresta? Dov'è la verginella? Ghiaccia maledetta! Oh, è di cattivo umore! Non ha dormito, poverina! Non l'hai fatta dormire, cattivone! Madonnata! Insomma, che vi dite, ragazzi? Ancora ero soli fra voi due. Bussano? Va a vedere chi è qui! Camera, te ne prego, non voglio che nessuno ti trovi qui. Chi è? Che c'è? E che diamine, volete sfondare la porta? Entrate, spia! Buongiorno, Pandora. Oh, buongiorno, principe Lea. Qual momento così di buon mattino? Cerco il principe Troilo. Il principe Troilo qui? Ma che mai ci dovrebbe fare qui il principe Troilo? Pandora, finiscila. Troilo no, se io dico che Troilo non è qui, Troilo non è qui. Perché Troilo è qui. Che succede? Mio signore, stanno per giungere tuo fratello Paride con Deifobo e il greco Diomede, il quale porta con sé Antenore, che ci viene restituito in cambio di Cressida. Si è stato deciso? Sì. La mia conquista? Si burla di me? Ascolta, Nea, io vado loro incontro. Noi qui non ci siamo visti, tu non mi hai trovato. Sarà una tomba. Ma è mai possibile questo? Appena posseduta è già perduta. Ma questo povero principe uscirà pazzo. Che succede? Chi era qui? Torna in casa, ti prego, nipotina mia. Oh, maledizione Antenore. E lo sapevo che tu saresti stata la mia rovina. Insomma, vuoi dirmi che è successo? È successo. È successo che ti vogliono scambiare con Antenore. Te ne devi andare. Dovevi andare da tuo padre e dire per sempre addio a Troilo. No, io non vado da nessuna parte. Lo devi! Io non vado da nessuna parte, rientro, si va a piangere! Vai, vai, va, ti prego! Io da Troia non mi muovo! Sta calma, ti prego, tu ti vedi a sta calma! Come puoi dirmi di star calma? Come posso? Oh, non hai idea del dolore che mi esplode! Eccolo che viene! Troilo! Ecco, lo vedi, Cressida? Gli dèi invidiano l'amore puro che ho per te e ci vogliono separare. Invidia agli dèi. Sì, il vostro caso lo dimostra chiaro. Ed è vero che devo lasciare Troia. Purtroppo, un'atroce verità. Come, ne devo lasciare anche Troio? Sì, ti devi separare da Troia e da Troio. Non abbiamo nemmeno il tempo di un addio, solo quello di un fugace bacio, portato anch'esso dal sapore delle nostre lacrime. Principe Troio! Di che pazientino! Verrà tra poco. Dove sono le mie lacrime? Venite a calmare questo cuore! Mi è ucciso. Devo andare coi greci. Non c'è rimedio. Quando ti rivedrò? Non lo so. Ma ascolta, tu restami fedele almeno nel tuo cuore. Mi ammetti esserti fedele, ma che ti credi? No, ascolta perché te lo dico. Con le mie parole intendo il giuramento che ne segue. Restami fedele, io ti rivedrò. Ti sarò fedele, puoi starne certo.
Allora, prendi questa mia penna. E tu un pegno, prendi questo guanto. Quando ti rivedrò, romperò le sentinelle greche ogni notte per vederti. Ma tu, restami fedele. Oh, santo cielo, ancora questa antifona! Ma ascolta perché te lo chiedo. Vieni, nei giovani di Grecia, non so che demone, abilissimo nell'indurre tutti in tentazione. Ma tu non devi lasciarti tentare. Di che io lo voglia? Certo che no. Ma a volte facciamo delle cose anche contro la nostra stessa volontà. E siamo diavoli a noi stessi quando vogliamo metterci alla prova. Principe! Andiamo. Un bacio ancora e separiamoci. Tu, amore mio, mi resterai fedele? Sì, è il mio vizio, è la mia colpa. Troilo, fratello! Entra pure, Paride, e porta con te Enea il greco. Benvenuto, Diomede. Questa è la dama che ti consegniamo in cambio di Cressida. Tu trattala con la massima cura e io ti prometto, sulla mia anima, che se un giorno starò per ucciderti, tu di solo Cressida, io ti risparmierò la vita. Bella Cressida, lo splendore dei tuoi occhi impone da solo un degno trattamento. E tu sarai padrona di Diomede e ne potrai disporre a tuo talento. E lei è ben più in alto di dove le tue lodi cercano di raggiungerla. Ti ho chiesto di trattarla bene. Se non lo farai, ti taglierò la gola. Principe Troilo, senza andare in collera, lasciami dire questo. Fuori di qui non dovrò rendere conto a nessuno se non a me stesso. Così ti dico che Cressida sarà apprezzata. Ma tu ordinami qualsiasi cosa e ti risponderò no. Via! Alla porta! Ti avverto, bene. La prossima volta che mi rivedrai, nasconditi. Raggiungo bene questa. Già, andiamo a raggiungerlo al campo. Oggi il destino di Troia è nelle sue mani. Sei pronto per combattere? Trombettiere! Chiama Troia! Fa che si risvegli tutta! Squarciati i polmoni per soffiare dentro quell'arnese! Non arriva risposta! È presto! Sta arrivando Diomede! Sì, lei, Agamennone. Benvenuta al campo greco! Il nostro generale ti saluta con un bacio. Sarebbe meglio che invece che dal generale e la fosse baciata in generale. Ah, ho avuto il tempo anch'io un buon argomento per baciare. Sì, sì, e poi tra tanto argomento sei intromesso Paride. Andiamo, ti accompagno da tuo padre. Bella ragazza. Le due schiere si studiano.
incontro è finito in un fraterno abbraccio. Addio, Iace. Aspetta, cugino. Voglio invitarti alle nostre tende. E anche la gamella non si dà. Enea, vada mio fratello Troilo. Digli di venire qua. Che tutti gli altri ritornino a casa. E che raccontino di questo scontro. Quale mano, cugino? Sono lieto di vedere i vostri guerrieri. Ecco il grande Agamennone che viene a incontrarci qui sul campo. Banco di tutte le armi! Sì, benvenuto. Ti ringrazio, magnifico Agamennone. E lo stesso mio principe di Troia. Un uguale benvenuto anche a te. Ed io mi unisco a mio fratello nel porre entrambi in mia salute. Ti ringrazio, Menelao. Sai, la donna che fu vostra moglie sta bene, ma non mi ha detto di salutarvi. Non ne parliamo, l'argomento è pericolo. Scusami, ti ho offeso. Troia, ho conosciuto tuo nonno, ci ho anche combattuto, ma non era valoroso quanto te. Permettimi di darti il benvenuto nel nostro accampamento. È il vecchio Nestore. Nestore, è un onore conoscerti, finalmente. Mi chiedo come faccia quella città a essere ancora in piedi, se abbiamo qui suo pilastro e fondamento. Ah, ben ti riconosco, Ulisse. Troppi troiani e greci sono morti dall'ultima volta che ti vidi. Nobilissimo e valoroso Ettore, sarei onorato se venissi a banchettare sotto la mia tenda. Nobile Ulisse, devo anticipare. Ettore, fino ad oggi gli occhi miei ti hanno divorato. È Achille che mi parla. Sono Achille. Ti prego, non muoverti. Che io ti possa guardare. Fallo pure fino a sazietà. Ho finito, mi basta. Hai fatto presto, Ettore. Io invece voglio ancora riguardarti tutto. Come uno che avesse l'intenzione di comprarti. Mi vuoi rileggere come un bel libro? Ma ti avverto che qui c'è più di quanto tu possa comprendere. Ditemi voi, oceli! In quale parte di questo corpo avete deciso che lo distrugga? Sta bene attento a te, perché per me ogni punto andrà bene per ucciderti. Calma, cugino, non scaldarti, ti prego. E tu, lasciare lì le tue minacce, potrai batterti con Ettore ogni giorno se deciderai di tornare a combattere. Ti prego, ritorna sul campo. Da quando ci hai lasciato abbiamo avuto solo scaramucce. Visto che sei tu a pregare. Domattina ti sarò lì innanzi e sarò più feroce della morte. Stanotte invece, tutti amici. La mia mano a suggello dell'impegno. E ora via, a banchettare! Nobile Ulisse, una parola. Sai dirmi dove sta Calcante? Di là, accanto alla tenda di Menelao. Con lui ci sarà Diomede, che non ha occhi che per Cressida. Ti sarei grato se volessi condurmi là. Certamente, ma ditemi di questa Cressida, non aveva Troia qualcuno che ne pianga l'assenza? Ella era amata ed amava, è amata ed ama. Ma purtroppo l'amore è spesso pane per i denti della sorte. Andiamo? Ehi, Bruno di Valencia, che nuovo ci porti, disgraziato? Ebbene, idolo degli idioti, reco appunto una lettera per te. E da chi viene, schifo umano? Da Troia, scodellone di stoltezza! Ma dannato ricettacolo di invidia! Che razza di insulti sono questi? Ma ce l'ho forse con te? Ma vorrei ben vedere, barile spasciato! Ma allora perché monti su tutte le furie, essere inutile, disgraziato in sé? Ma vattene via di qua, viene! Ma Patroclo, Patroclo, dolce amico, dolce amico. Non potrò combattere domani. La lettera la manda Ecuba, Polissena mi chiede di non infrangere il patto che ho fatto loro tempo fa. E io non lo voglio infrangere. Ah, anche lui! Rifiutarsi di combattere per tenere caldo il suo letto. Libidine, 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 tutti rimbecilliti marci di libidine! Siete svegli! Rispondete! Chi è che chiama? Diomede. Calcante, dov'è? È qui, se ne è da te. Mettiamoci di qua, che nessuno ci veda! Eccola!
farlo. Ma di che cosa si dovrebbe ricordare? Silenzio, attento. Dolcissimo Greco, non volevi diventare una pazzia? Lascia che ti spieghi. Ah, tutte storie, sei spergiuto. No, in coscienza mia. Insomma, che vorresti che io facessi? Non hai forse giurato di concedermi? Non volevo forzare, te ne prego. Chiedimi tutto, tranne quello. E allora buonanotte. Diomede! No, non voglio più essere il tuo giocattolo. Ma lo è un altro, migliore di te. Ascolta, una parola qui all'orecchio. Sul serio? Ti prego, andiamo via, principe, sei fuori di te. No, ti prego, resta. Non hai più il controllo di te stesso. Ti prego. E così, buonanotte. Non così, me lo dici così arrabbiato. E ciò ti affligge, traditrice. Tu tergiversi, ti fai gioco di me. Ma in fede mia, ritorno un'altra volta. O carezza sulla guancia. Vorrai, allora? Sia, promesso, to. Dammi un pegno, a garanzia. Va bene, prendi questo. Traditrice! Vedi questa scialla? Abbine, e lì mia madre. Falsa che sono! Di chi era? Dono che mi amava tanto quanto non mi ami tu! Di chi era? Dimmelo! No! Bene, vuol dire che me la porterò domani sul campo di battaglia e vedrò chi oserà rivendicarla. O sarà rivendicata, sta sicuro. Beh, vuol dire che ormai tutto è finita, io con te e nego la mia parola! Allora addio, definitivamente! No, ti prego, non osarti! No! Questo giocherellare tra sì e no non mi piace! Nemmeno a me, ma quel che piace a te a me non piace! Dovrò venire dunque. A che ora? Sì, vieni, vieni. Oh Giove, sarò punita! Addio, fino a domani. Buonanotte. Ma vieni, te ne prego. Oh Troia. Addio! Perdono, perdono, perdono! Traducendo, l'anima mia si è data alla prostituzione. Infatti, quella era Cressida. Sicurissimo, cara lei. No, quella era la Cressida di Dio, Ben. E se la bellezza ha anche un'anima, quella non era lei. Cressida è mia, perché è legata a me coi sacri vincoli del cielo. E nessun giovane mai fu più innamorato. Per quanto io sia infiammato d'amore per Cressida, altrettanto lo sono di odio per Diomede. Domani gli strapperò dall'elmo quella sciarpa che mi appartiene, e con essa anche la vita. Grazie da traditrice! Falsa! Tre volte falsa! A fronte del tuo tradimento anche gli dèi sono spaventi! Calma, calma! Questo tuo allarme potrebbe attirare l'orecchio di qualcuno! Principe Troilo! È da un'ora che ti cerco, stiamo tornando a Troia! Arrivo. Grazie, principe. Accompagnare porta. Lussuria, lussuria, nient'altro che guerra e lussuria. Non c'è nient'altro che rimanga di moda. Che un diavolo infuocato se li porti all'inferno tutti qua. Non voglio ripeterlo ancora! È deciso! Oggi scenderò a combattere! Ettore, i miei sogni! Succederà qualcosa di terribile! Basta! Non più parole! Va! Oh, Ettore! Fratello mio! Dove sei? È qui, sorella! Già armato e pronto a combattere! Dite al mio trombettiere di suonare! Oh, no, no! Per l'amor del cielo, non farlo, fratello mio! No! Tacete! Ho giurato! E gli dèi mi hanno sentito! I dèi! Gli dèi non hanno orecchi per i giuramenti! Sì, Ettore, non pensare che ferire, sia per giustizia, sia per crudeltà, sia ciò che gli dèi vogliono veramente. Oh, togli l'armatura! Basta! Ho giurato sul mio onore! Ebbene, Troilo,
Giovane fratello, intendi combattere quest'oggi? Cassandra, va a chiamare prima. Forse riuscirà a farlo ragionare. No, no, lascia crescere ancora quei muscoli. Non è tempo per te di affrontare le asprezze della guerra. Fratello, tu hai nato in te il vizio della pietà. Vizio? Vizio, dici? Se questo è un vizio, fammene rimprovero. Ogni volta che i greci cadono, tu dici loro di rialzarsi e vivere. Questo è il mio leale modo di combattere. Ma un gioco da idioti! Com'è? Ettore, questa misericordia da santoni, lasciamola alle donne. Noi dobbiamo combattere con la vendetta nel cuore, senza alcuna pietà. Come puoi parlare così? Questa è la guerra, Ettore. Non voglio che tu scenda a combattere quest'oggi. Oh, e chi oserà impedirmelo? Oh, non lasciarlo, Priamo! Lui è la stampella su cui si regge l'intera città! Ettore, figlio, non andare! Padre, Enea è già sul campo. E io ho giurato sul mio onore di combattere. Ebbene, non andarci. Non posso. Ho dato la mia parola. Ti prego, Priamo, non cedere. Andromaca, io con te sono offeso. Ma per l'amor che ti porto, torna a casa. Oh, Ettore, fratello mio. Addio. Le vedi? Le vedi? Le fiamme che ci divoreranno! Le senti? Le senti? Queste sono le grida che in un unico eco salgono al cielo dicendo Ettore è morto! Basta! Basta! Vattene! Addio! Così facendo, tradisci te stesso! È tutta la città. Addio, si stanno di te. Ci siamo, Diomede. Preparati. Principe! Una lettera dal capo greco. Dammela. Cressida. Che dice la lettera? Parole. Ma dal cuore niente. Io non scappo, un intrezzo! Voglio il vantaggio di battermi con te faccia a faccia! Per tramontare. È già l'immonda notte
è arrivato a concludere questo giorno, come la morte è arrivata a concludere la tua vita. Colpite! È questo l'uomo che andavo cercando! Avanti, miei mirmidoni, fate cuore, gridate! Achille ha ucciso Ettore il possente! Udite, la ritirata al campo greco. E lo stesso segnale proviene dal campo troiano, che generale. I contendenti si separano, dunque. Peccato. Le mie spade avevano ancora fame. Legate questo corpo alla coda del mio cavallo. Voglio trascinarlo per tutto il campo. Achille! 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 Mandi qualcuno ad Achille a dirgli di venire nella mia tenda. La città di Troia è finalmente nostra. E questa guerra è finita! Trascinato da una parte all'altra del campo greco, attaccato alla coda del cavallo del suo assassino, Achille. L'autodistruzione decretata. Ettore è morto! Chi vorrà annunciarlo a Priamo e Ecuba? Ettore è morto. Non c'è più nulla da dire. E tu, Achille, vigliacco! Avrò su di te la mia vendetta. Ho perso anche te, Cressida. Ho perso per te, con Diomede. Ho perso Ettore. E ora tutto finito. Troio, prego, un po' il passo. Vattene, schifosa ruffiana! Che il tuo nome sia portatore di dolore e vergogna. Ah, mondo, mondo, mondo! Ce l'avete sempre con i poveri ruffiani e mezzani a cose fatte. Ma dico, che colpa ho io in tutto questo? Sono forse un buffone che con una battuta sbagliata ha ucciso un re? O una puttana mancata che col suo amore sbagliato ha decretato la rovina di una città intera? Sia quel che sia, io me ne vado. Le colpe tenetevele voi. A voi, questa è la nostra storia. Vinti e vincitori sono stati scelti. E non tocca a noi giudicare se siano giusti oppure no. Ci rifacciamo al vostro consiglio. E anche noi, spiriti erranti, usciamo dalla scena.